benvenuto al primo ospite, Maurizio Galleni, un tenore che ora esordisce dandoci un la, adesso mi sento disperato, benvenuto Maurizio, ti puoi comodo, occhio al microfono, sei un esperto di microfono, immagino, ci sono questi divisori, quindi puoi già farci sentire la bellezza delle tue corde vocali, insomma. Le mie corde vocali ora hanno bisogno poi di essere un pochino scaldate prima di cantare, perché... Infatti sono abituato a vedere i tenori, guardo proprio la mascherina messa così, che spesso, no, vi proteggete. Sì, sì, ci sono anche, c'è anche una mascherina speciale proprio apposta per scaldare la voce, tipo questa, fatta però, di plastica, che serve proprio per scaldare diciamo le corde vocali. Un po' come il piede sinistro di Maradona, per sì, le corde allora, Maradona vocali, è quello, benvenuto, dopo ci grazie, farai grazie. Un piccolo saggio, insomma, sì, di tanta beltà. Con te partirò, paesi che io non ho veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te. Scusa se ti ho fatto improvvisare, scusa. Troppo la voce un po' ghiaccia, si direbbe scaldata. Ecco, dicevo proprio quello, complimenti, perché con la voce ghiaccia fare un'estensione del genere è lodevole, ragazzi, complimenti Maurizio. Sì, ma probabilmente se l'ha scaldato vedendo lui faceva salti mortali su, no? Maurizio, e quindi, allora come allora, mai uno decide, dice, da qui voglio fare l'astronauta quando sei la bimba, no, voglio fare, e invece voglio fare il tenore? No, allora, io la passione della musica ce l'ho sempre avuta fin da piccolo, perché... Invece Dino pare che volesse fare l'astronauta, è lì che dicevo, poi ce le racconti, sì, come anche penso Dino, cioè, sono queste, la passione per la musica è una cosa che nasce proprio dal cuore. Secondo me chi vuole intraprendere il mestiere di cantante... è una cosa che ti viene spontanea, diciamo. Poi chiaramente c'è un percorso che comunque non è che uno si improvvisa cantante, ci vuole un attimino una piccola dote. Eh beh, insomma, no, perché comunque sei sempre, insomma, quando fai concerti, quando fai, sei sempre verso il pubblico, quindi il pubblico però è una cosa che, perché magari un discorso è il cantante, musica leggera, che sulla scia, no? Dei vari, so, De Gregori, Battisti, che poi magari sì, le sì, erano altri, no? Cioè, non senso. Certo, certo. Un tenore, in realtà, oltre ad averci un'ugola particolare, magari sto dicendo una bischierata, e fa anche un percorso, una scuola. Sì, sì, va fatto... Insomma, e com'è che a un certo punto dici, sì, io posso farlo? Allora, intanto... Se uno vuole intraprendere il canto lirico, anche quella è una passione che ce la deve avere, perché il canto lirico non a tutti piace, fra cantanti non a tutti piace. E poi te ne accorgi quando a un certo punto, perché il cantante, come tutte le cose, ci sono delle scale musicali, quando te canti e provi a cantare, lo vedi dove riesci ad arrivare con la voce. Ci sono dei registri, quando uno riesce ad arrivare a determinate note, lì sei un tenore o baritono oppure sei basso. Queste sono le tre, diciamo, le tre cose. C'ho mai capito della, niente, però. Della ricca. E quello lì te ne accorgi semplicemente da dove arrivi, diciamo, con la voce. Me lo confondevo con il registro di voce, lo vedi da quella cosa lì. Poi, chiaramente, poi uno, cioè, poi c'è tenore drammatico, tenore lirico, poi c'è diverse. Però cioè, il tenore drammatico non è quello che canti, è un dramma come canti, no? No, 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 Dio, no. Il tenore drammatico è la voce un po' più scura, e quindi quando fai l'opera ci sono delle parti che proprio si addicono
a questo tipo di voce. The dark side of the voice, insomma. Sì, una specie. E poi niente, poi per il resto anche lì bisogna studiare, uno deve fare una scuola apposta, ci sono poi... Dove eri qua? Non a scuola ovviamente, eri a un premio... Eri a un premio, lo ridico, secondo me eri a un... Ah, forse a Viareggio, credo, a Viareggio al... Vabbè, immagino che... No, ovviamente, sì, artista. Festival Mare, un affare del genere. Era una manifestazione, che c'erano diversi cantanti. E, insomma, so che ti sei innamorato in qualche modo professionalmente di... un'altra eccellenza di questo territorio, il buon Bocelli. Io, allora, Andrea... Folgorato sulla via di Laiatico? Io Andrea l'ho sempre ammirato, ma lo ammiravo anche quando non era Andrea Bocelli, cioè quando era comunque una persona che faceva piano bar, che cantava, perché io l'ho sentita anche quando cantava nelle nostre zone. Ha sempre avuto una voce bellissima. Io sono sempre rimasto, ma sempre affascinato, sia come persona, perché io lo conosco, insomma... È una persona infinita, infinita. E poi anche come artista, perché Andrea ha portato... Anche lui dice, ma anch'io c'ho una bella voce. Insomma, certo. Pensa, la capi solo le mosche, insomma. Brava Stella, di carattere, eh? Stella? Sì. Andrea ha portato il bel canto in tutto il mondo, quindi noi bisognerebbe ringraziarlo, perché ci ha proprio proiettato... nessuno mai era riuscito. È stato anche proprio dal punto di vista egoistico, fra virgolette, di ego, senza l'egoismo per i nostri territori, un Bocelli, insomma, wow! Sì. A quei livelli. Certo, ma sai, Bocelli ce n'è uno solo, come tutte le cose. Sì, come Maradona, si ritorna al discorso di prima nel pallone, tutti si vorrebbe essere Bocelli, però ce n'è uno solo, e quindi... ci si accontenta di come siamo. E quindi ha intrapreso questo... Sì, e quindi ho intrapreso questo chiamiamolo viaggio, che però, ahimè, si è interrotto anche per questo discorso del Covid, e quindi anch'io, insomma, un anno... Cioè, te li fa continuare lui i viaggi, Sì, no, cioè, continuiamo, non ci fermiamo. Ecco, noi non ci fermiamo. Per un'agenzia di viaggi che organizza... Li organizziamo subito una tournée. Senti che si è interrotto un viaggio, è una blasfemia, no? Sì, obiettivamente sentire che si interrompe un viaggio, però d'altra parte voglio dire abbiamo passato un periodo non troppo felice per tanti e quindi diciamo che la prospettiva è positiva, stiamo uscendo fuori dal tunnel, quindi Maurizio, mio omonimo, tuo omonimo, avrà modo di calcare i palchi dell'Italia e dell'Europa. Io non ho avuto il piacere di ascoltarlo, ma mi auguro di farlo stasera. Questo è un invito, Ma no, io sono pronto. No, un invito a ottemperare al piacere di ascoltarti che non l'ha mai avuto. Quindi facci sentire qualcosa, c'è Maurizio. Il nostro Michael che vediamo sta mettendo l'invito. Questo è il modo con cui Stella gradisce, ovviamente. Il nostro Maurizio Galleni. Wise man say only fools rush in, but I can't tell falling in love with you. What a beat I if I can't tell falling in love with you like a river flow surely to the sea. Darling, sitting go, something hard meant to be. So take my hand.
grande applauso Maurizio, grazie davvero. Grazie. Soddisfatto? No, direi di sì. Beh, almeno possiamo dire, sei stato molto bravo, possiamo dire anche che perlomeno non si può dire che non ci sia stato neanche un cane ad ascoltarci stasera. Meno male. Una canzone sul coraggio. Insieme. Una canzone sul coraggio, vediamo. Non canto io, Canto. Ah. Penso che è un sogno io così, non ritorni mai più. Stella, però, come... Dipingevo la faccia, mani di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Tutti insieme. Volare. Anche voi. Tutti insieme. Cantare. Tecnici. Oh. Anche quelli accanto, c'è quelli del cavallo accanto. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare quassù.